Buonasera, mi chiamo Paola e gestisco un'erboristeria in provincia di Roma. Stiamo vivendo un periodo importante della nostra vita. Personalmente mi rendo conto che questo periodo lo sto utilizzando per riflettere e per pensare a cose cui prima non facevo neanche caso. Chiamare per esempio le persone a cui voglio bene con l'utilizzo della tecnologia. È una cosa fantastica vedere il volto dei miei cari, dei miei amici, delle persone che prima ascoltavo solo via telefono e adesso invece guardo, mi sorridono, io sorrido. È un'emozione grandissima. Per fortuna abbiamo più tempo a disposizione e questo lo possiamo fare. Dal punto di vista lavorativo non è cambiata molto la mia vita. Io continuo a venire in negozio e ad aiutare le persone a stare meglio, a superare anche questo momento. Eh sì, si può fare, si può superare, anche dal punto di vista salutistico. Che dire, un po' di tristezza c'è e ce l'ho anch'io. Questo perché purtroppo tante persone stanno perdendo la vita a causa di questo virus che ci ha colpito senza fare sconti a nessuno. Quindi andiamo avanti però. Io vado avanti e cerco di trarre il meglio da questo. Cerco di ottenere comunque un sorriso, un saluto. Un qualcosa che prima sembrava non avessi tempo di avere. Perché? Perché la vita era la vita di tutti i giorni, quella con le cadenze. Adesso non si sa più se è lunedì, martedì, mercoledì, se è mattina, pomeriggio. Personalmente riconosco soltanto la domenica perché è il giorno in cui sono a casa e il negozio è chiuso, ma gli altri giorni li confondo uno con l'altro. Sto cercando di tirare fuori da questo brutto periodo il meglio. Le persone sembrano essere più serene, più tranquille e cerco di esserlo anch'io. Un sorriso, un momento di relax dovuto al fatto che comunque non è più tutto frenetico e tutto un momento dopo l'altro come prima. Mi aiuta a essere più serena di prima. Come ne verremo fuori da questa situazione che stiamo vivendo? A mio avviso ne verremo fuori bene, nel senso che questo periodo è un periodo che ci siamo presi e ci hanno fatto prendere per riflettere su tante cose e su tante situazioni. Sicuramente stiamo migliorando nei rapporti interpersonali. Stiamo migliorando nel voler tirare fuori tutta la nostra energia vitale. Questa energia vitale è quella che ci porterà fuori da questo tunnel, ci farà vedere la luce e ci farà ricominciare a vivere in maniera sicuramente migliore di prima. Prima non avevamo tempo per fare quasi nulla. Sono sicura che quando usciremo da qui, lo troveremo il tempo per fare le cose. Tenete presente che non tutto viene per nuocere. Dalle mie parti si dice che si chiude una porta e si apre un portone. E allora facciamo tutti così. Facciamo che questa porta si chiuda e che si apra un portone enorme che ci permetta di andare alla conquista di questo mondo che sta lì fuori solo ad aspettare noi. Ad aspettare che noi viviamo in serenità, in amicizia, in tranquillità, in famiglia, con gli amici e anche al lavoro in maniera tranquilla, senza dover per forza raggiungere qualcosa che, come avete visto, può essere distrutto da un momento all'altro. Quindi, viviamo bene, viviamo sereni, viviamo tranquilli. Questo
Questo periodo, questo ci deve insegnare. Ci deve insegnare a vivere meglio, ad essere delle persone migliori. Dai, che ci riusciamo, ce la facciamo. Nel frattempo, per cortesia, non uscite da casa. Non uscite se non per situazioni strettamente necessarie. Io sono qui e lavoro. Se volete, mi potete raggiungere anche per telefono. La tecnologia, per fortuna, ci aiuta. Un saluto e un in bocca al lupo a tutti voi. E che questo lupo sia davvero un lupo fantastico. Evviva il lupo! Buona serata!